Volevo presentare proprio Marco, che è prima di tutto è una brava persona eccezionale, poi ha talento, è un bravo accordatore, è accordatore dell'Accademia di Santa Cecilia a Roma, Del conservatorio. e del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e all'Accademia Chigiana con me, che poi lui è il mio erede. Io mi chiamo Marco Dardanelli, come lo stretto dei Dardanelli. Sono l'accordatore del Conservatorio di Roma Santa Cecilia, accordo anche per l'Accademia Chigiana insieme a Gian Gastone Checcacci e lavoro per la ditta Checcacci a Siena, a Firenze e a Poggi Bonsi. Consiste praticamente nel mettere in fase, diciamo, gli strumenti e accordando le singole note l'una con l'altra, che in tutto nel pianoforte sono 88, quindi non sono neanche poco. Da piccolo studiavo pianoforte e la mia passione è sempre stata quella. E mi ricordo la prima volta che venne l'accordatore a casa, ero già grandino perché avevo circa 12 anni. E lo dissi io a mia mamma che il pianoforte andava accordato perché lo sentivo che non andava bene. E quando venne a casa aprì il pianoforte, non l'avevo mai visto dentro, il mio era un pianoforte verticale. E rimasi sconvolto da quella scena. Mi ricordo che rimasi lì con l'accordatore tutto il tempo a fargli domande. Rimasi proprio affascinato. Poi ho proseguito con gli studi in pianoforte, finito il liceo, ho cominciato il conservatorio. Da una parte come pianista jazz e dall'altra ho fatto un corso di accordatura che portai avanti un po' tutte e due le strade, ma piano piano decisi sempre di più che la mia strada era quella dell'accordatura e il mestiere dell'accordatore. Se noi andiamo a prendere un vestito e andiamo da un sarto, il sarto prende le misure, ci misura il petto, l'altezza, tutte quante, e poi fa un vestito su misura. Se invece andiamo in un negozio, compriamo un vestito che è già bello e fatto. Ecco, l'accordatura con il tuner è un po' come andare in un negozio e comprare un vestito già fatto. L'accordatura all'orecchio invece è come andare dal sarto. Perché ogni strumento ha le sue caratteristiche, ha le lunghezze delle corde diverse, ha tante cose che entrano in relazione e influenzano poi lo sviluppo degli armonici di ogni singola nota e sviluppano quindi anche poi l'accordatura finale. Diciamo che un accordatore è orecchio ed è mano. E unire le due cose e andare a cercare il bel suono, la bellezza in una singola nota è qualcosa che non ha fine. Che è una passione, perché se non avevo passione alla mia età non ero in mezzo a pianoforti. Però ho avuto la fortuna, come ho detto, di trovare questi due ragazzi, come ho detto prima Marco, poi Padovano, che lui, Intervistiamo anche il secondo ragazzo, sì, il secondo ragazzo, il per primo me, ragazzo. è un ragazzo, anche se ha qualche anno più di Eh Marco. sì. L'accordatore nasce solamente se ha una spinta e musicale e di sensibilità. Quindi paragoniamo l'accordatura a un'interpretazione del temperamento, cioè del sapere ordinare i suoni e
come spiegava Marco, e dar loro un'armonia e un incontrarsi estremamente bello e garbato. Ogni accordatore ha il suo stile, ha la sua musicalità, quindi non si possono fare livelli. E sarebbe bello anche creare una sinergia tra accordatori. Fare un'accordatura in coppia, non so se sia mai stato fatto, però potrebbe essere. In un certo senso lo si fa, perché se a me capita di accordare, un pianoforte è stato accordato da Gastone o da Marco, metto anch'io il mio, quindi diciamo che le mani Certo. diventano quattro, ma anche lì bisogna saperlo fare, bisogna entrare nella sensibilità di chi ha lavorato. Non togliendo tutto il lavoro già fatto e significativo, ma andando dietro a quest'onda interpretativa e musicale. Questo è essenziale. La collaborazione con Kikkachi è una cosa bellissima per me. Io a marzo dello scorso anno sono diventato l'accordatore del Conservatorio di Roma e poi ecco, avevo puntato un po' le mie orizzonti lì. Anche se avevo conosciuto Gian Gastone Kikkachi, e anche perché ne avevo sentito parlare di lui, volevo semplicemente conoscerlo. E poi effettivamente qualche mese fa abbiamo cominciato, lui ha avuto bisogno e mi ha chiamato, io sono stato felicissimo di venire qui, ecco. E abbiamo cominciato una collaborazione che sta andando molto bene e per me è un grande onore veramente lavorare qui, e lavorare con strumenti del genere, Steinway. E penso che sarà che è un motivo di crescita enorme, ecco, e io sono felicissimo.